È approdato anche a Gela sabato scorso il Tour dei Castelli, progetto ideato dal Lions Club di Caltanissetta, che prevede un corso di fotografia digitale nel più ampio tema eredità culturali, paesaggi, identità e visioni territoriali alla riscoperta del territorio e dei suoi castelli. Focus dei 50 corsisti turisti sul Castelluccio e sui Granai Ducali di Gela. Ad accogliere la numerosa comitiva, l'amministrazione comunale con il sindaco Domenico Messinese e gli assessori Francesco Salinitro e Fabrizio Morello, la Proloco di Gela e gli studenti delle classi accoglienza dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo, diretto da Grazio Di Bartolo, il presidente del Lions di Caltanissetta, Fabiola Safonte. È un progetto molto ambizioso che il nostro club sta portando avanti in occasione del ventennale della nostra fondazione. Club Caltanissetta dei Castelli, quest'anno il direttivo e tutta l'assemblea dei soci ha deciso di focalizzare l'attenzione sulla valorizzazione del territorio dei castelli del territorio nisseno. Sono coinvolti 13 castelli, il castello anche di Pietra Persia, nonostante sia territorialmente e geograficamente altra provincia. Il progetto è sotto l'egida dell'assessorato ai beni culturali e all'identità siciliana in collaborazione con l'istituto di Rocco, un istituto alberghiero di Caltanissetta, la sovrintendenza di Caltanissetta e il patrocinio della società dei territorialisti per il contributo e per la parte scientifica. Gli obiettivi del progetto sono diversi, sono molteplici e verrà realizzata un volume con un percorso turistico dei castelli presentato all'interno di un convegno che avrà dei relatori internazionali. Gela rientra in un ulteriore itinerario turistico, l'itinerario dei castelli, interessante. Sì, è interessante mi piace intanto i auguri e i complimenti per il lavoro. Grazie. Per quanto riguarda la nostra realtà, sottolineo il fatto che la collaborazione con la Proloco sta producendo dei risultati importanti e con la collaborazione dell'Istituto Alberghiero, dove i ragazzi veramente sono encomiabili e bravissimi nel svolgere il loro lavoro. Io adesso siamo passati dal museo e ho visto con piacere che ci sono dei pullman che stanno visitando la nostra città e significa che siamo sulla buona strada. Alla fine di ogni escursione mi inviano delle immagini e ho visto che sicuramente abbiamo già un buon numero e con altissima qualità delle immagini prodotte. Con questo progetto abbiamo avuto modo di conoscere tutti i castelli del territorio nisseno e anche la loro storia. È molto importante per noi perché queste occasioni sono rare.